Si è chiusa a sera Valle Pistoiese con il primo faccia a faccia tra la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso e il neo presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alla 20ª edizione di CGIL Incontri, un'edizione molto partecipata, ha spiegato la segretaria provinciale Jessica Beneforti. Quest'anno è stata la 20ª edizione, un traguardo importante, una grande gioia, una grande fatica, ma comunque sempre una occasione straordinaria per dibattere dell'attualità, per provare a ragionare insieme, e ne abbiamo veramente bisogno di quello che titolava anche la nostra 20ª edizione, le ragioni del futuro. Tra i temi caldi che hanno animato l'incontro tra Camusso e Boccia, il rinnovo dei contratti nazionali. Ci aspettiamo quello che abbiamo detto, che Confindustria servì un confronto positivo che definisca il modello di relazioni industriali, la necessità delle relazioni industriali e dentro questo ovviamente il rinnovo dei contratti nazionali. L'auspicio è che chiaramente si concludano i contratti, lasciamo lavorare le categorie, perché ci siamo dati una regola, che è quella di chiudere prima i contratti e poi dibattere sulle regole. Non vogliamo creare aspettative né positive né negative per rallentare eventuali percorsi delle nostre categorie, a cui chiaramente noi affiancheremo sulle posizioni che riterranno di prendere. Come far ripartire le imprese? La politica economica si deve orientare alla crescita sia dal lato italiano sia dal lato europeo. Noi abbiamo dal lato europeo una politica monetaria che è orientata a fare una politica cosiddetta anticiclica, espansiva, ma una politica economica europea che invece è ancora sull'austerity. Questo doppio livello di politica, antitetica l'una con l'altra, non aiuta un'Europa che, vorrei ricordare, che è il mercato più ricco del mondo e ha un debito aggregato inferiore agli Stati Uniti d'America. Però la mancata integrazione politica dell'Europa e la mancata politica economica per la crescita ci fa subire shock e non determinare shock positivi al resto del mondo.